Salve a tutti, ci troviamo in presenza del dottor Fabio Amici, titolare della farmacia Franceschetti di Marino. Innanzitutto, gentilissimo dottore, grazie per la sua disponibilità. Salve a voi, buongiorno. E le vorremmo chiedere la sua personale considerazione riguardo la prevenzione in farmacia e in particolar modo riguardo la prevenzione dell'emoglobina glicata e il profilo lipidico grazie al progetto Pixotest di Zentiva. Grazie, dottore. Allora, grazie a voi. Allora, innanzitutto, mai come oggi una domanda del genere è proprio una domanda che è più contemporanea, non si può. Per quale motivo? Vista anche l'emergenza sanitaria che stiamo passando in questo periodo a causa del Covid-19, la farmacia è divenuta sempre di più un punto di riferimento per il cittadino, per il paziente che non riesce ad accedere facilmente al servizio sanitario, ai test di laboratorio e via discorrendo a causa appunto di già le file normalmente del periodo normale, figuriamoci oggi dell'emergenza sanitaria, quindi la farmacia è divenuta il punto di riferimento fondamentale per questo genere di analisi. Quindi la prevenzione in farmacia è un punto che ci riguarda da vicino e che dobbiamo cercare di migliorare sempre di più, e che grazie a strumenti come quelli che ci sta dando Zentiva, ovvero lo strumento Pixotest, ci danno quell'arma fondamentale per aiutare il paziente a venire incontro ad un'analisi accurata, precisa ed certificata, così come farebbe in un qualsiasi laboratorio analisi, con un rischio minore rispetto ai laboratori, con una tempistica molto più breve, con un contatto molto più diretto anche già di per sé con la struttura che può aiutarlo ed indirizzarlo verso una corretta soluzione del problema. Per quanto riguarda l'emoglobina glicata e il profilo lipidico, sono due analisi fondamentali e sono la base delle analisi, in quanto ci danno subito quei valori indicativi per quanto riguarda tutte quelle problematiche che possono venire successivamente ad un quantitativo di colesterolo, di gliceridi eccessivo, così come quanto riguarda proprio la stessa glicemia, un innalzamento della glicemia che spesso non ce ne accorgiamo fin quando essa non si manifesta con dei sintomi piuttosto gravi. Quindi sono due analisi che, ripeto, sono fondamentali, sono veramente la base che può portare poi successivamente il paziente ad andare incontro ad una corretta cura, ad una conoscenza delle sue patologie, ed aiutare poi successivamente anche altri esperti del settore, medici e via discorrendo, ad aiutare il paziente a cominciare appunto un percorso di cura. Grazie mille, dottore, per Di la sua nulla. considerazione e le auguriamo una buona giornata e un buon Grazie lavoro. a voi.